Aspetta, Fubar invece boccia del PD, dice che nel governo c'è una deriva orbaniana. Siamo in campagna elettorale, quindi è ovvio che ci sono dei problemi per il Partito Democratico e per la sinistra, quindi cerca di distogliere l'attenzione. Io, per quanto riguarda le vicende giudiziarie, non userò mai una vicenda giudiziaria contro un'altra forza politica, sono garantista sempre e comunque per tutti. Poi ci sono i fatti politici che sono diversi da quelli giudiziari, quindi non toccherà alla magistratura accertare la verità, ma c'è un malcostume politico sia a Bari che a Torino che non può che essere censurato. Però ripeto, per quanto riguarda le vicende giudiziarie non tocca a me intervenire, non dico e non dirò una parola. Fa bene cosa censuriamo allora, non capisco. Cioè l'indagine parte proprio da questo tipo di rapporti su cui lei parla di inquinamento. No, io non ho detto censura, non ho detto inquinamento, censurabile l'atteggiamento clientelare che c'è stato, che c'era, che è censurabile il fatto che il presidente della regione dica che accompagna il suo assessore a parlare con la sorella del boss. Io non l'avrei mai fatto, questo è censurabile, quindi è un fatto politico. Non sto dicendo che se è o meno un reato, ho detto che è un fatto politico. Aver scelto da parte del PD per una commissione trasparenza una persona che poi è stata coinvolta è, come posso dire, una leggerezza politica. Ecco, il presidente della regione ha scelto l'ex presidente della Corte d'Appello. Quindi quando soprattutto ci devono essere commissioni che verificano, è bene fare così, ma questo vale, la regola vale per tutti. Siamo tutti uguali, non ci sono amministrazioni sane che possono non essere controllate solo perché sono di un partito. La regola è uguale per tutti, centro, destra, sinistra. Così funziona la democrazia. Quindi indignarsi perché c'è un accesso agli atti è sbagliato, perché male non fare, paura non avere. Perché allora la stessa indignazione ci deve essere da parte di chi si indigna oggi quando gli accessi agli atti hanno fatti in comuni governati dal centrodestra. Noi non siamo insorti quando ci sono stati comuni dove ci sono stati gli accessi agli atti. Poi uno dice, io dimostro che va tutto bene, però indignarsi per l'accesso agli atti è sbagliato. Uno si indigna se c'è un torto subito, ma un accesso agli atti non è un torto subito, è una verifica da parte dello Stato. Noi riconosciamo l'autorità dello Stato. Quindi questo è Piantedosi, ha fatto bene, poi si vedrà l'esito dell'indagine, se ci sono problemi, ma riguardano la società che gestisce i trasporti, sulla quale è già intervenuto il Tribunale, che non è a parte l'inchiesta giudiziaria, quella è un'altra questione, e quindi l'accesso agli atti serve per vedere cosa è successo, perché le società controllate al 100% dalle amministrazioni pubbliche sono soggette alle stesse regole delle amministrazioni pubbliche, non sono società private come le altre.